Il 15 settembre del 2019, il cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo metropolita dell'Aquila, ha presieduto la celebrazione eucaristica delle 11:30 nella chiesa di San Pio. Parlando di Padre Pio, ha detto: «Attraverso il suo ministero, il Signore ha fatto scorrere fiumi di misericordia». La storia di Padre Pio è una riproposizione appassionata dell'esortazione dell'Apostolo Paolo. In nome di Cristo siamo Suoi ambasciatori. Per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Attraverso il suo ministero il Signore ha fatto scorrere fiumi di misericordia. Giustamente è stato definito un apostolo del confessionale. Padre Pio si è conformato pienamente a Cristo, tanto da essere stigmatizzato. Può ripetere perciò con San Paolo: «Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me». Anche lui, avendo partecipato alla passione del suo Signore, può essere definito l'uomo dei dolori, ma proprio per questo l'uomo della speranza. La sua esistenza è stata visitata da grandi sofferenze, moltiplicate anche dalle vessazioni del maligno, ma ha pure irradiato lo splendore e la gioia della risurrezione. Da lui dobbiamo imparare ad accogliere e valorizzare le afflizioni che la vita ci riserva, lasciandoci animare e guidare dallo spirito della Pasqua. Anche Padre Pio si è fatto eco fedele dell'Apostolo Paolo, che scriveva ai Colossesi: «Sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa». Ogni pensiero e tutti i suoi gesti sono stati mossi dalla passione per la Chiesa. Infatti, come ha detto Papa Francesco, amava la Chiesa. Amava la Chiesa con tutti i suoi problemi, con tutti i suoi guai, con tutti i nostri peccati. Anche lui, Padre Pio, ha riconosciuto e denunciato senza sosta le idolatrie vecchie e nuove dell'avere, del potere, del piacere, che come epidemie micidiali e contagiose insidiano la nostra epoca. Ha combattuto incessantemente il peccato, che non è un bene proibito, ma è un male. E chi fa il male sta male e fa star male, perché quello che abbiamo dentro lo esportiamo. Se uno ha la pace, attorno a sé genera amicizia. Se ospita nel proprio cuore la guerra, suscita divisione, contrapposizioni. Pure lui, Padre Pio, come Mosè sul monte, ha supplicato il Signore perché avesse pietà della sua gente, imbrigliata nei lacci dell'errore e del peccato. Padre Pio è stato un campione nel raccoglimento e nella preghiera. Ha messo in pratica con radicalità l'invito biblico di pregare incessantemente. La sua lezione evangelica resta sempre attuale, perché la profezia dei santi non conosce l'usura del tempo. Di nuovo, dice Papa Francesco, a 50 anni dalla sua andata in cielo, ci aiuta perché in eredità ha voluto lasciarci la preghiera. Raccomandava: pregate molto, figli miei, pregate sempre, senza mai stancarvi. Si è rivelato un grande atleta dell'ascesi cristiana, per questo è stata vertiginosa la sua ascesa verso la più alta contemplazione. La sua forza di intercessione, formidabile già quando era in vita, certamente si è potenziata con il suo ingresso nella comunione dei santi, in paradiso.
da lì non cessa di prendersi a cuore la sorte dei suoi fratelli. Va detto, e Padre Pio lo faceva con franchezza senza anestetici, che la causa prima di tanti nostri malesseri è morale. Questa radice morale si esprime poi sul piano psicologico, sociale, culturale e anche fisico. Quando usciamo dalla traiettoria della volontà di Dio, finiamo per provocare danni a noi stessi e al prossimo. Spesso chi sbaglia non si accusa, accusa. E quando qualcuno che ha questa sindrome egoistica è costretto ad ammettere che ha combinato dei guai, può ricorrere all'espediente del però. E dice così: è vero, ho sbagliato, però non avrei fatto quello che ho compiuto se gli altri non mi avessero indotto in errore. Con il però ha minimizzato le sue responsabilità e le ha scaricate in conto terzi. Chi fa così rimarrà impantanato nei suoi difetti e nelle patologie morali che ne derivano. Non imboccherà mai la strada della conversione, ma aspetterà che siano gli altri a cambiare. Gli altri. Bisogna dirci con chiarezza: se abbiamo fatto del male, dobbiamo dire mea culpa. Quello è l'inizio del cambiamento vero. Si alzò e tornò da suo padre. La via della risalita costa, chiede sincerità, coraggio, progressività, non si rimedia tutto e subito e a buon mercato. Il padre, dice il testo, lo vide in lontananza e corse verso di lui, lo aspettava. Il figlio dice: padre, ho peccato verso il cielo e verso di te. Recita, diciamo così, con sincerità, quella formula che si era preparato: non son più degno di essere chiamato tuo figlio. Non approfitta della bontà del padre, non cambia versione. E il padre dice: facciamo festa, ci diamo il vitello grasso e sia ricostituito nella sua dignità di figlio. Cosa fa il padre? Il padre fa il padre. Ama per primo, sempre, fino in fondo, nonostante tutto, soprattutto. Ma amare significa fare il bene bene, perché il bene fatto male è male. Allora, io vorrei concludere dicendo che non si deve avere misericordia a basso costo. Non si tratta di arrendersi di fronte alla prepotenza. È giusto gioire, come ha fatto il padre, quando c'è un cambiamento convinto. Il padre ci è modello e Padre Pio rappresenta una personificazione moderna di questo padre buono. La sua fisionomia è tutta contrassegnata dall'identità francescana e dalla infaticabile tensione a svolgere un apostolato continuo per la salus animarum, per la salvezza dei fratelli. A conclusione di queste riflessioni vorrei affidare a Maria tutti i membri di questa assemblea, tutti uno a uno, sia la Madre del Signore, di cui Padre Pio è stato un figlio devotissimo e fedele, la nostra guida nel viaggio verso la santità. Ci insegna ad accogliere il Vangelo in atteggiamento di continua conversione, per ricevere la gioia da Dio e per diventare la gioia di Dio. Se gli diamo l'occasione di perdonarci e di vederci crescere nella comunione con Gesù, che è via, verità e vita. È Lui, e Lui solo, il primo e l'ultimo, l'Alfa e l'Omega, il Signore che era, che è e che viene, l'Onnipotente. Amen.